intervenire la senatrice Fedeli. Grazie Presidente. Ma intanto io credo che dobbiamo tutti ricordarci che la nostra convivenza democratica si fonda sulla Costituzione, credo che per tutti in quest'Aula questa debba essere un faro. Io mi attengo, come hanno fatto altri, a uno dei punti degli articoli della Costituzione particolarmente, credo, significativi per la nostra discussione, cioè l'articolo 3 della Costituzione. Non leggo la prima parte, leggo la seconda. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi, eliminare gli ostacoli alla libertà e all'uguaglianza dei cittadini è quindi il nostro compito, il motivo per cui siamo qui oggi. Far vivere la nostra Costituzione vuol dire adattare le leggi ad una società che cambia, per dare sostanza e pieno valore, in particolare, ai principi fondamentali dei primi potenti, bellissimi 10 articoli della Costituzione, quelli di cui tutti sappiamo non possono essere cambiati ma attuati. Negando la necessità dell'esigenza di un preambolo alla Carta che specificasse quale filosofia l'avesse ispirata, Nil De Iotti ebbe a dire: «La Costituzione non può avere né un'ideologia né una filosofia di parte». Si rivolgeva a chi sosteneva che la Costituzione fosse ispirata ai principi del diritto naturale e che perciò la filosofia del jus naturalismo fosse alla sua base. Ricordo a tutti in quest'Aula che fu tra le madri costituenti degli articoli anche sulla famiglia, dove già allora si discuteva dei bimbi che non erano previsti nella famiglia cosiddetta naturale. La Costituzione, quindi, essa soltanto ci deve guidare in queste scelte, perché la via che essa indica rappresenta la religione civile su cui si basa la nostra nazione, traccia con forza il confine tra il campo delle convinzioni personali e la laicità, che deve orientare l'intervento del legislatore per aprire spazi di libertà, di doveri e diritti per i cittadini. Il dibattito di questi giorni è stato segnato da un livello di conflittualità e polemica politica che purtroppo ha offerto molto spazio all'esasperazione e alle provocazioni, non abbastanza al buon senso. Qualcuno dice che questo disegno di legge non merita l'attenzione che il Parlamento gli sta dedicando, che ci sono questioni più importanti. Qualcuno dice che si vuole stravolgere l'idea di famiglia, mettere in pericolo le donne, complicare i contesti di crescita dei bambini. Qualcuno dice che stiamo dividendo il Paese, che dovremmo fermarci. Non è così. Noi stiamo unendo il Paese, eliminando steccati e discriminazioni per farne un Paese più ricco, più giusto, più inclusivo, in cui ci sia più uguaglianza, più responsabilità e più diritti. Noi stiamo valorizzando la famiglia, tanto che oltre a destinare risorse finora sconosciute, vogliamo che sia possibile averne una per tutti coloro che si amano. Noi vogliamo tutelare e difendere i minori ed ogni considerazione fatta, come in singola lettera del testo di legge, vanno in questa direzione. Voglio essere chiara su un punto. Noi vogliamo dare a ogni bambino una famiglia, non a ogni famiglia un bambino. Questo è il punto vero. Noi, insomma, vogliamo un Paese migliore, più giusto, e una legge che riconosca e dia dignità a tutte le persone. Lasciare tutto come oggi vuol dire accettare diseguaglianze e ingiustizie, motivate solo dall'orientamento sessuale, e vuol dire lasciare il nostro Paese come fanalino di coda in Europa, vittima di continui richiami delle corti e dei tribunali, vuol dire per la politica rinunciare ancora una volta al proprio ruolo. Il punto non è costruire attraverso le leggi una realtà diversa, ma farne di nuove per riconoscere quello che si muove nella società, per dare vita e continuità ai valori della nostra Carta. Se tutti i cittadini sono uguali, come dice la Costituzione, perché ad alcuni è negato il riconoscimento del legame affettivo e familiare che hanno con un'altra persona? Se tutti i bambini sono uguali, perché alcuni hanno meno tutele di altri e sono condannati a vivere nella discriminazione? Se in tutta Europa questi diritti sono riconosciuti, perché non è lo stesso per le coppie omosessuali e per i loro figli, figli di italiani? Perché purtroppo, per troppo tempo, la politica ha avuto paura, sì,
paura di confrontarsi con il cambiamento, paura di riconoscerlo. Ha preferito negarlo come se non esistesse, tollerando discriminazioni e ingiustizie, sofferenze ingiustificate. Ecco perché per noi questa è un'urgenza, lo è da 30 anni almeno, dalla prima presentazione di una legge che riconoscesse le unioni omosessuali in quest'Aula. Per noi la libertà e l'uguaglianza dei cittadini sono un'urgenza, come i diritti dei bambini, la tutela delle minoranze, la qualità della vita delle persone. Ma non vedete che i nostri figli, i nipoti, ci guardano tutti straniti mentre discutiamo di cose che per loro sono già chiare? Loro già sanno che l'amore è uguale sempre, per loro è normale che abbia le stesse tutele sempre. Guardate fuori da queste finestre, ascoltate le voci delle ragazze e dei ragazzi che sono qui sotto, con i loro sorrisi, le bandiere colorate, i loro cartelli, sono lì a portare il testimone della lotta per i diritti e l'uguaglianza, a chiedere di essere come tutti, di non essere condannati dallo Stato ad avere meno tutele di altri per via del loro orientamento sessuale. Cosa rispondiamo a chi fino ad oggi è stato discriminato, oltre che nella società anche dalla legge? Frughiamo tutti insieme nelle coscienze. Guardate quei ragazzi, andateci a parlare, ascoltateli. Non credo che troverete più il coraggio, per chi non è d'accordo, di chiudergli ancora una volta la porta in faccia. Dobbiamo andare tutti oltre l'egoismo, che vorrebbe proiettare sulla società le nostre convinzioni personali, e saperle invece guardare con più umanità, con più empatia. Noi dobbiamo saperle ascoltare. Provate a farvi aiutare dagli occhi dei più giovani. O a pensare cosa vorreste se vostro figlio o vostro nipote fosse omosessuale, uno Stato suo nemico o uno che non lo discrimini e ne permette una vita serena e felice? Credo che non ci siano due risposte a questa domanda. C'è chi vuole continuare a dividere la società, lasciando che alcuni diritti restino privilegi. Sì, a questo punto, se non sono di tutti, sono privilegi. Noi no, noi vogliamo che siano per tutti e vogliamo... E lo vogliamo con la stessa forza per gli adulti e per i bambini, verso i quali la nostra responsabilità e attenzione sono ancora più forti. Vorrei leggervi in conclusione le parole di Marilena, una madre arcobaleno. Oggi dovete essere consapevoli di una cosa: se votate sì, non state cambiando la storia di questo paese, è già cambiata. Se votate sì, non state modificando la famiglia, si è già evoluta. Io sarò una donna felice, dice Marilena, solamente quando sarò inchiodata ai miei doveri di madre nei confronti di tutti i miei figli, di quello che ho partorito con la pancia come di quelli che ho partorito col cuore. Sono figli miei in maniera identica. In maniera identica li amo, li porto a scuola, li accudisco ogni giorno, li aiuto a studiare, li coccolo. Se hanno la febbre, sono la loro mamma, senza se e senza ma. Vogliamo poter accudire i nostri figli senza ansia, poter stare al fianco del loro letto in ospedale se ci dovesse essere necessità, poter autorizzare una gita scolastica, poterli andare a prendere a scuola senza bisogno di una delega umiliante. Vogliamo che possano ereditare dai nostri genitori se dovesse succederci qualcosa. Vogliamo, insomma, quello che vuole ogni genitore, che i nostri bambini siano sereni e tutelati come per tutti gli altri. Questi bambini non sono ideologie, non sono tesi, non sono strategie politiche, sono bimbi veri in carne ed ossa, con due gambe, due braccia, una mente e un cuore. Flavio, Bea, Alessandro, Lia e tanti altri sono già oggi tra noi. Quello che dovete decidere è se domani saranno cittadini di questo paese come tutti gli altri. Noi, dice sempre lei, siamo fiduciosi, fiduciosi che questo Parlamento faccia quello che deve. Il primo passo verso l'uguaglianza e il primo passo verso la civiltà. Ecco, colleghe e colleghi, sono fiduciosa anch'io perché riconosco in questo Parlamento una forza rinnovatrice forte a partire da tutte le donne presenti, e non è un caso che la maggioranza delle donne presenti in questo Senato siano a favore di questo disegno di legge, perché hanno un'umanità differente da una parte differente del genere umano. Io ne sono orgogliosa, come sono orgogliosa di poter votare finalmente il disegno di legge. Poche righe che cambieranno la vita di molti. Vedete, colleghe e colleghi, votare questa legge non sarà la vittoria di una minoranza, ma del Paese tutto, perché regalerebbe felicità e serenità a tanti senza toglierne a nessuno. Io credo che questa sia la cosa più bella che può capitare avendo l'onore di stare in quest'Aula. E infine, due riflessioni. Una riguarda la lotta
seria sull'indipendenza, sull'autonomia e sulla libertà delle donne contro quello che viene detto l'utrone affitto. Ricordo a chi ne parla in quest'Aula che quello che parte, quello che è successo a Parigi, parte in una realtà in cui c'è il matrimonio e l'adozione piena e il rispetto delle differenze. Questo bisogna saperlo, perché se no si fa cattiva informazione. Ma la seconda cosa, e ringrazio la senatrice Cirinnà di essere in aula, voglio dire a lei una cosa. Io ti chiedo scusa per tutte le parole cattive, personali, non politiche. La dialettica politica, anche la forza politica della nostra discussione è sana, è legittima, è democratica ed è bello avere anche opinioni differenti. Quello che non è accettabile è aver ascoltato in quest'Aula, spero che non succeda più nei prossimi giorni, un linguaggio, guarda caso viene prevalentemente da senatori maschi, dentro e fuori quest'Aula, mi riferisco anche al direttore di, si chiama Radio Maria, che esattamente invece insultano la persona Cirinnà. Perché? Perché è una donna. Se fosse stata la prima firma, se la prima firmataria del disegno di legge fosse stato un uomo, non se lo sarebbe permesso. Avrebbe fatto battaglia politica dura, in modo molto forte dal punto di vista dei contenuti, ma non il disprezzo della persona. Ti chiedo scusa per loro. Grazie. Facoltà di intervento.